Nel weekend in cui lo Sferisterio ha riaperto i cancelli con un inedito Rigoletto dedicato ai bambini, il Macerata Opera Festival ha presentato la sua stagione, la stagione del centenario, e saranno tantissimi i momenti che celebreranno l'Aida del 1921. Ecco, a proposito di Aida, la prima sfida è stata proprio questa. Un'opera con grandi masse, un'opera di grande complessità, ma una sfida dalla quale non potevamo e non abbiamo voluto esimerci. Sarà un'Aida importante, sarà un'Aida che celebrerà la nascita dell'opera allo Sferisterio nel 1921 e che come allora sarà costruita in scena dai cittadini di Macerata. E dunque venerdì 23 luglio la prima, poi a seguire sabato 24 e domenica 25 luglio altre emozioni. Lo spettacolo di danza di Svetlana Zakharova, spettacolo speciale per questo centenario, e poi tornerà sul nostro palcoscenico la splendida Traviata degli specchi in versione scenica, perché non poteva mancare questo spettacolo iconico nella stagione 2021, rinnovato in molti aspetti registici e soprattutto in quelli coreografici, per cui avremo delle sorprese anche in questo classico evergreen dello Sferisterio famoso in tutto il mondo. Sono stati confermati gli appuntamenti con palco reverse, con cui si capovolge il concetto dello spettacolo, con il pubblico che sale sul palco per guardare gli artisti esibirsi in platea, poi gli appuntamenti crossover con il concerto dei 100 fisarmonicisti realizzato in collaborazione con il Premio Internazionale di Castelfidardo, Stefano Bollani che omaggia il musical Jesus Christ Superstar e Neri Marco Re, Dante Alighieri, ad agosto Arturo Bracchetti con Pierino il Lupo e l'altro, e soprattutto una serata di danza con un omaggio a Rudolf Nureyev. La notte dell'opera è prevista per il 29 luglio. Insomma, una stagione che, non abbiamo dubbi, rimarrà nella storia, così come nella storia può e deve rimanere lo Sferisterio, ne è convinta l'assessore alla cultura Catiuscia Cassetta, che vuole ampliare gli orizzonti di riferimento dell'Arena Maceratese. Credo che sia molto importante avere la piena consapevolezza di quello che abbiamo, del tanto che abbiamo, che è stato costruito in un secolo di storia, in questo caso del Macerata Opera Festival, e 200 anni addirittura dalla costruzione di questo spazio così importante per la città, e che però deve essere ulteriormente valorizzato e promosso sempre di più, perché ha grandi potenzialità di essere, oltre che usato in contesti diversi, con produzioni diverse, ma di essere valorizzato a livello nazionale e anche internazionale. E quindi questa è una sfida che lancio, che raccolgo per prima, e la lancio a tutti, a tutto il territorio, a tutti quelli che ci tengono, perché si può e si deve fare molto.